tante risate al Cineteatro Franco Borà di Gioiosa Marea grazie alla comicità della compagnia teatrale Arcobaleno. Gli attori gioiosani hanno riproposto la commedia in due atti La Sindachessa, portata già in scena con grande successo durante la scorsa stagione estiva in diversi comuni siciliani. La brillante e divertente rappresentazione e libero adattamento di Madame la Présidente ha divertito il pubblico presente grazie ad un gioco di equivoci. Una soubrette molto provocante viene scambiata per la moglie del sindaco di un paesino e la sua spregiudicatezza rivoluziona la tranquilla quotidianità del primo cittadino e del prefetto. L'esilarante commedia è stata diretta dalla consolidata regia di Daniela Spinella. La Sindachessa è il rifacimento in siciliano di una commedia famosissima francese che si chiama Madame la Présidente di Anne Ken Weber. È stata ridotta e tradotta in vernacolo siciliano da un autore nostro conterraneo che si chiama Angelo Triferò e che gentilmente ci ha concesso questo testo da poter interpretare questa sera per voi. Si tratta della storia di una canzonettista che si introduce nella vita tranquilla di un sindaco di provincia e della sua signora e ne combina di tutti i colori, però alla fine diciamo il finale è assolutamente a sorpresa e piacevole sia per il sindaco ma anche per la canzonettista. Tutti gli attori sono riusciti a trasmettere la loro passione per il teatro coinvolgendo gli spettatori nell'intricata trama che ha visto nel ruolo di sindaco il simpaticissimo Pippo Accordino. Tanti gli spettatori venuti a vedere una commedia che è già stata un successo. Qual è il suo ruolo? Allora, io in questa commedia interpreto un ruolo abbastanza importante ed è quello del sindaco. Quindi mi trovo in una veste un pochino particolare, però sono contento di farlo. Ecco. È un sindaco che si trova coinvolto in una situazione un pochino particolare, molto grottesca e che ovviamente è impacciato pure allo stesso tempo. Diciamo che in un certo senso mi si addice. Siamo veramente un gruppo molto unito e sono contentissimo di esserci. E poi naturalmente la soddisfazione di poter far divertire la gente, di farla ridere, soprattutto in questo periodo in cui ritengo che c'è bisogno moltissimo di ridere. L'associazione appartenente al Circolo Arci di Gioiosa Marea ha curato in maniera particolare, oltre alla recitazione, anche la scenografia. I costumi sono stati il frutto di un'attenta ricerca. Per l'arredamento sono stati creati mobili in stile anni 50. E pezzi originali d'epoca hanno arricchito l'oggettistica del palcoscenico. Lo spettacolo dedicato a Miriam, la piccola fan della compagnia scomparsa prematuramente poche settimane fa, ha avuto anche uno scopo benefico. Il ricavato della serata è stato interamente devoluto alla parrocchia San Nicolò di Bari per le famiglie gioiosane bisognose.